Ciao a tutti, sono Fabio Inca, questo è OVS Active. Oggi faremo insieme un allenamento rapido, efficace e divertente. Sei pronta, Marcella? Primo esercizio, posizione di plank alto, la gamba sale, 1, 2, 3 volte, un piegamento, io lo faccio normale, lei lo fa con le ginocchia appoggiate e 3 volte con l'altra gamba scorpione. Ok, questo è un ottimo esercizio non soltanto per i pettorali e per gli addominali, ma anche per i nostri glutei e femorali. Mi raccomando, a questo angolo di 90 gradi, scendi bene con il petto a toccare giù. Se vuoi poggi le ginocchia, altrimenti fai un piegamento normale. Questo è il primo esercizio. Secondo esercizio, calcio avanti, calcio dietro. Questo è un esercizio che richiede una buona coordinazione e mette in catena molti gruppi muscolari. 3 volte per gamba, attenzione ai particolari perché il suo piede non sta toccando per terra. Però adesso lei cambierà piede e ci fa vedere la versione facilitata poggiando il piede a terra. Scegli la tua versione, l'importante è che fai 3 per gamba, calcio avanti, calcio dietro. 3 per gamba, calcio avanti, calcio dietro. Questo è il secondo esercizio. Terzo esercizio, guarda com'è. 1, 2, 3, mi siedo. Di nuovo. 1, 2, 3, mi siedo. Di nuovo. C'è anche la versione senza saltello, che è questa, 1, 2, 3, mi siedo piano piano e mi rialzo. Si può fare ogni singolo esercizio che vi propongo anche nella versione senza saltello, perché questo allenamento è adatto a tutti, ok? Ora, questi 3 esercizi li facciamo per 30 secondi ognuno con 10 secondi di recupero, va bene? Facciamo la prima serie tutte insieme, io, te e Marcella, e poi continui tutto l'allenamento da solo per altre 3 serie. Pochi minuti, ma molto, molto efficaci. Bene, il tuo allenamento inizia fra 5 secondi. Sei pronta? Sei pronto? 3, 2, 1, piegamento e go! 1, 2, 3, piegamento e cambio gamba. 1, 2, 3, continua per 30 secondi. Bene così, guarda lei come va bene giù con il petto. Attenzione bene all'angolo di 90 gradi, così c'è la massima attivazione per i glutei, perché sono in insufficienza attiva. Ricordati, i glutei a corpo libero lavorano molto bene. Non facciamoci ingannare dai falsi miti per cui bisogna per forza usare i pesoni. Eccolo qua, 10 secondi di recupero, ci prepariamo subito al prossimo. Secondo esercizio, calcio avanti, calcio dietro. Pronta? 2, 1, go! Vai, calcio avanti, calcio dietro. Questo è il primo. Vai col secondo, sempre con la stessa gamba. Calcio avanti, calcio dietro, giro interno. Vai, il terzo e poi cambi gamba. Forza, così. Calcio avanti, calcio dietro, ora cambia gamba, veloce, subito, 1, giro interno e dall'altra parte, bravo, questo è un esercizio che richiede una buona coordinazione e mette in catena diversi gruppi muscolari, non soltanto i glutei, i quadricipiti, vai, ma anche gli ischiocrurali e i lombari e stop, 10 secondi in piedi, c'è il terzo esercizio, ti ricordi com'era? Skip. 3 skip e mi siedo, 3 skip e mi siedo, tutto di seguito per 30 secondi. Sei pronta? 2, 1, go! 1, 2, 3, mi siedo! E di nuovo, vai! 1, 2, 3, mi siedo! Vai così, continua! 1, 2, 3, mi siedo! Dai! Questo è il tuo massimo? Questo è il tuo massimo? Forza! Stai con me, vai così! Ancora! 1, 2, 3, e ti siedi! Vai! 1, 2, 3, continua per 30 secondi! Ti faccio vedere la versione senza saltello, che è questa! Vai! Che non vuol dire che è più moscia, vuol dire semplicemente che non c'è fase di volo. Ok, stop! Questa era la prima serie. Recupera 10 secondi e riparti subito con tutto il video da capo per 3 volte. Questo è il tuo allenamento di oggi, fammi sapere com'è andata e mi raccomando, stai con me, OVS Active e Fabio Inca.